Salve ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andremo a fare la manutenzione alla classica cassetta dell'acqua. Vedremo quali sono i problemi che può dare un galleggiante, vedremo come sostituirlo ed infine cambieremo anche il rubinetto. Bene, vi mando la sigla e partiamo subito con il video. Vi auguro come sempre una buona visione. Allora ragazzi, per sostituire il galleggiante la prima cosa da fare è chiudere sempre il rubinetto e si chiude guardando la cassetta in senso orario, così, sia se l'avete qui a destra sia se è montata a sinistra della cassetta. Dunque ragazzi, vediamo subito quale tipo di problemi può dare un galleggiante. Il galleggiante funziona così: quando noi scarichiamo l'acqua, la sfera va giù e l'acqua entra e riempie la cassetta. Al suo riempimento la sfera sale e chiude l'acqua. Però alle volte può succedere che si rompe la connessione interna, quindi l'acqua, oltre che defluire da qui e andare in cassetta, esce pure da qui davanti. E vi faccio vedere subito il perché. Perché praticamente si rompe questa connessione. Eccola qua. Si è spaccata. Altro problema, può succedere che la cassetta non finisce mai di riempire e questo molto probabilmente è dato dalla sfera. Quando si buca bisognerà cambiarla perché non ha più la sua funzione, il galleggiante non sale, rimane a fondo e quindi l'acqua continua a defluire. Se il problema è questo, basterà semplicemente svitare la sfera rotta e sostituirla con una nuova. Questa si avvita così, ecco, stando attenti a non avvitarla troppo, altrimenti la bucate da qui e sta a posto e così funzionerà. Se invece il problema è questa connessione qui, andremo in un negozio specializzato e acquisteremo un nuovo galleggiante gratis. Ora ci sono due soluzioni. Per i meno esperti io consiglio di lasciare sempre il corpo del vecchio galleggiante sulla cassetta e svitare solamente questa ghiera zigrinata, questa qui. Ecco. Ora, attenzione, perché qui dentro c'è una tacchettina in ferro che va messa precisamente nella tacchettina qui del corpo. Tanto se il galleggiante è Cadis nuovo e quello vecchio è Cadis, ci va sicuramente. Quindi avvitiamo la sfera che abbiamo acquistato nuova, così, ecco, e inseriamo il galleggiante. Bisogna fare questo, ecco il tacchetto in ferro, e lo avvitiamo. A posto, quindi con la guarnizione nuova non perderà più da qua. La sfera è nuova, quindi salirà quando l'acqua sale di livello e avete risolto il problema. La seconda soluzione è sostituire completamente il galleggiante. E adesso vi faccio vedere come si fa. Con una chiave da 19 mm, la prima cosa da fare è svitare questo dato qui, ossia quello che stringe la cannuccia. Ok, poi quest'altro dato, sempre con la chiave 19, che è quello che stringe il galleggiante. Una volta svitato tutto, il galleggiante è libero. Ecco qui. Prendiamo il nuovo galleggiante, una volta sfilato il tubicino in gomma, avvitiamo la sfera e posizioniamo il tubicino in gomma qui, su questo beccuccio. Questo serve perché così quando entra l'acqua non fa rumore. Lo inseriamo qui, nella cannuccia, come era quello di prima.
mettiamo la rondella in plastica, appuntiamo appena appena il dado che stringe il galleggiante, così c'è possibilità di movimento, e a questo punto avvitiamo la cannuccia. Una volta appuntato anche questo dado che ha preso, possiamo stringere il galleggiante. Sempre la 19. Ok, questo è stretto e questo è stretto. Una volta che abbiamo stretto tutto quanto, ricontrolliamo anche questi dati qui, riapriremo l'acqua e controlleremo il galleggiante se funziona bene, se si muove bene. Terzo ed ultimo problema che può avere un galleggiante: può succedere che l'acqua non entra bene in cassetta, ossia la cassetta ci mette tanto a riempire, e allora evidentemente il problema è il calcare. Una volta smontata la ghiera, al suo interno, come vedete, c'è un forellino. L'acqua esce da qua, entra qui e va in cassetta. Però può succedere che si forma tanto calcare qua dentro. Allora, con un fil di ferro si va a ripulire e vedrete che poi uscirà l'acqua. Se proprio non riuscite a farlo, allora bisognerà sostituire il galleggiante. Adesso vi faccio vedere il montaggio del rubinetto cassetta Gatis. Quando acquistiamo il rubinetto cassetta, all'interno della confezione troveremo questi quattro pezzi: il bigono che va avvitato al muro, la cannuccia con il rubinetto, la piccola cannuccia che va al galleggiante e la botte. Ok, iniziamo a mettere il teflon sul filetto da mezzo che va al muro. A posto. Vediamo il muro e lo stringiamo con una chiave da 21. Adesso prendiamo questo pezzo qui e svitiamo questa cannuccia. Al suo interno c'è una guarnizione nera che andremo a togliere, perché questa facilita il lavoro ma non serve a niente, e ora vi spiego il perché. Quando questa è avvitata fino in fondo, può succedere che con il tempo si allenta un po' e quindi goccia. Allora noi cosa facciamo? Prendiamo il pezzo che abbiamo smontato, con una pinza facciamo questo lavoro qui, piano piano, senza rovinare la filettatura, ecco così. Ci mettiamo un po' di canapa, poca poca, perché la filettatura è piccola. Facciamo così, ok, un po' di grasso, e lo andiamo a riavvitare. Con una chiave da 13 mm. Ecco qui, così siamo sicuri che questo non si allenterà mai e non perderà mai. Infiliamo la borchia e lo infiliamo nel bigono. Lo mandiamo giù fino a che non siamo in linea
con il galleggiante. Poi inseriamo la piccola cannuccia nel galleggiante e appuntiamo poco poco questo dado qui. Ci segniamo con un pennarello un centimetro, così che possiamo vedere quanto entra dopo qua dentro. Con un po' di movimento facciamo così e inseriamo il tubo dentro. Ecco, fino al segno l'abbiamo fatto. Stringiamo questo e questo. Allora, a questo punto con la 19 andiamo a stringere il primo dado. Questo qui dietro. Ok. E poi stringeremo questo. Uno. E due. Quando abbiamo controllato che sono stretti tutti e due i dadi, compreso quello interno, apriamo l'acqua generale e poi questo piano piano per vedere se è tutto a posto. Si fa un controllo anche qui dentro e si rimette la bocchia. Se le cannucce dei componenti risultano troppo lunghe, bisogna per forza di cose acquistare un tagliatubi come questo qui, che costa intorno ai 12-13 euro e funziona così. Si mette la cannuccia all'interno di queste due rotelle, si stringe e si gira. Ogni giro una stretta. Altro giro, stringi. Altro giro, stringi. E si taglia. Ecco qui. Così il taglio viene perfetto. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, non dimenticate di iscrivervi al canale e nel prossimo video vi farò vedere come smontare e sostituire il sifone interno e il pulsante, sostituzione completa. Ci fermiamo qui, vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo lavoro fai da te. Ciao e buon lavoro a tutti!